tutte ragazze e ragazzi YouTube, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Io sono Miriam e su questo canale si parla di beauty, makeup, skincare ed altri temi. Allora, oggi, come avete letto dal titolo, proveremo per la prima volta la Tarte, nel senso, spoiler, che io l'ho già provata perché non avevo più il fondotinta, però non l'ho mai provata tutta. Effettivamente non ho mai provato niente della Tarte, quindi siccome ero da Sephora perché mi servivano delle cose, parlando con questa ragazza, in base a quello che volevo io, che poi spiegherò nel video, abbiamo preso questi prodottini, quindi fondotinta, cipria e l'ho perso, e il correttore di Tarte. Poi mi ha regalato dei gadget che proveremo strada facendo. Questo tra l'altro è il risultato del fondotinta, ma poi lo vedete un po' meglio dopo. Niente, che prima di iniziare il video, se non sei ancora iscritto al canale, clicca il tastino qua sotto e iscriviti al canale. Puoi cliccare anche la campanella delle notifiche ogni qualvolta che vuoi vedere, che pubblicherò un nuovo video. E qui sopra, ma non mi ricordo assolutamente dove, forse qui o forse qui, ti lascerò il mio account Instagram, se vuoi puoi seguirmi anche là. Spero che vi sia utile perché io già adoro tutto. Bene, 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 iniziamo a provare questi prodottini della Tarte. Non ho mai provato niente della Tarte, però la ragazza che ho trovato da Sephora è stata veramente super carina e quindi ha voluto, io gli ho, diciamo, chiesto quello che gli ho descritto, quello che bene o male volevo, perché ero più, diciamo, portata a prendere il fondotinta di Fenty, quindi una roba abbastanza light. Poi volevo provare anche quello della Make Up For Ever, però me l'ha fatto vedere ed era abbastanza gnucco, diciamo, quindi non lo so se effettivamente mi sarebbe piaciuto, però era veramente, io pensavo che fosse molto più leggero come effetto, invece era, insomma, nel frattempo che chiacchiero, mi metto la crema solare come base, così, perché io chiaramente sono tornata al lavoro, mi sono struccata, adesso mi ritrucco, non devo andare da nessuna parte, cioè devo solo fare questo video, però così simuliamo, diciamo, il mio, la mia base che c'è di normalmente sotto. Allora, quindi vi dicevo, la ragazza da Sephora è stata super super carina, mi ha fatto provare due o tre fondotinta, tra cui ecco appunto quello di Tarte, questo che ho preso, che è il Shape Tape Cloud Coverage, questo qua, di cui sinceramente non è che avessi sentito tantissimo parlare. Poi tra l'altro mi ha dato questo campioncino che è la crema per gli occhi maracuja, che a sto punto la apriamo un po'. Questa mi sa che è bava oleosetta. La apriamo, beh, bella, diciamo, corposa sembra, sembrerebbe. Così nel frattempo la mettiamo qua, aspettiamo un attimo. E quindi abbiamo trovato questi fondotinta. Quello di Fenty, vi dico la verità, mi piaceva molto. L'effetto però era più opaco. Invece questo qua di Tarte, l'effetto era un po' più lucidino. Un po' molto simile allo Skin Realist di Nabla. Invece poi ho provato quello della Make Up For Ever, di base l'ho provato solo perché io l'ho detto io e gli ho detto se noi non decisa su questo, però non l'ho mai visto, quindi mi fa oh, sì proviamolo, e ho visto che però era comunque bello gnoccoso, cioè molto molto coprente, anche se insomma non lo so, avrei dovuto vederlo, diciamo, sul viso, sulla mano non mi sono proprio resa tantissimo conto. E allora, quindi alla fine la mia scelta è ricaduta su questo Tarte High Performance Shape Tape Cloud Coverage, perché ho detto ma sì, no, ho mai provato la Tarte, prendiamo tutto della Tarte. Allora, tra l'altro mi ha detto che qui dentro c'è acido ialuronico, avocado, cioè avocado, ci sarà qualche olio all'avocado, aloe, vitamina E, ha un prezzo di 39 euro. Sono 30 ml, 39 euro per 30 ml, così. Allora, la confezione è un po' sporchino perché chiaramente io l'ho già provato, quindi non sarà un effetto sorpresa perché l'ho già provato e mi piace già molto. E la confezione è fatta così, quindi sinceramente non so quando finirà, che cosa succederà, lo scopriremo immagino insieme. E quindi inizio a mettere due
pump, due pump. Allora, il colore per me è quello più chiaro, il 16N Fairlight, ed è un colore neutro, come mi ha detto la ragazza. La ragazza è stata troppo gentile. Poi sembra che all'interno ci siano delle pagliuzze, non so. Comunque, io allora, ho provato anche a metterlo con il pennello, però sinceramente non mi piace tantissimo con il pennello, vi dico la verità. Adesso quindi lo metterò con la spugnetta. Con la spugnetta l'effetto mi piace molto 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 di più. Ecco, potevo fare metà faccia sì e metà faccia no, non mi sono ricordata, ottimo. Allora, anche se la spugnetta sì, ne assorbe di più di prodotto, però se vi dico veramente con il pennello, boh, non è che mi piaceva, non mi faceva impazzire, forse perché a me piace un po' più light come effetto, cioè anche se mi si vedono due brufoli non mi interessa particolarmente. Ah, vedete che comunque l'effetto è un po' lucidino, ecco, un po' satinato, non è proprio super opaco. E andiamo bene sul naso. Perché io comunque, dopo che mi sono messa questo maledetto Skin Realist, cioè, non so, mi piace. Cioè, mi piacciono questi fondotinta con acido ialuronico, cioè mi risultano più naturali e in effetti mi piace molto, anche se si vedono poi due brufolini. Non lo so, cioè devo tornare, cioè non sono più abituata a vedermi con il fondotinta quello coprente. Allora, questo qua è l'effetto senza cipria, senza niente. Il colore, allora, è molto neutro, anche se a me sembra leggermente verso, più verso il giallo che verso il rosa. Cioè, questa almeno è l'impressione che mi fa. Non ho più voce. Comunque, sta su tutto il giorno. Sì, raga, comunque a me è piaciuto dal primo utilizzo. Cioè, se vi piace un effetto molto light, tipo Skin Realist, tipo per l'appunto quello di Fenty era molto simile, l'unica differenza è che questo rimane un po', no, lucido, però un po' sì, perlato. Invece quello di Fenty era proprio opaco, cioè anche se era sottile poi rimaneva proprio opaco. Poi mi era finito chiaramente anche il correttore, quindi ho detto ma sì, prendiamo su di Tarte. Questo qui è il Tarte Double Duty, lo Shape Tape, però questo qui è la versione quella idratante, perché la versione quella, diciamo, quella più coprente per me, secondo me, non andava bene, perché poi tendeva a fare troppe rughette. Infatti anche la ragazza mi ha detto guarda, se in genere hai il contorno occhi abbastanza secco è meglio che prendi questo qua, che è idratante, quindi tende a non andarti nelle pieghette. Allora, questo qui è il numero 22N, perché ce n'era un altro più chiaro, però secondo noi era troppo chiaro. Comunque, qua veramente ne basta, no, poco, pochissimo, quindi probabilmente durerà nei secoli dei secoli. Questo qui, vedete, è il colore, che è sì chiaro ma non troppo, e vi faccio vedere la coprenza, che è veramente molto sottile. Cioè, io me lo immaginavo, forse l'altro sarà un po' più, mi viene gnocco da dire oggi, boh, vabbè, comunque forse l'altro è più denso, più solido, non mi vengono i termini, però questo qui idratante è veramente comunque molto sottile per essere un correttore così coprente, perché comunque vedete che copre abbastanza, Questo è l'effetto con una passata, diciamo, sola. Poi vedete che non è che hanno messo tantissimo. Ora provo a rimetterne giusto un po' qui dove ho più ombretta, poco. E non ho però tantissime, cioè, diciamo, occhiaie scure, solo la parte qui interna è quella proprio più scuretta, per quello l'abbiamo preso, cioè l'abbiamo, io non lo so, cioè parlo come se io e lei, io e la commessa, la ragazza di Sephora, fossimo una coppia sposata. Allora, per quello che l'ho preso più giallino, perché
quell'altro bianco era troppo troppo bianco, cioè sarebbe stato carino per illuminare un po', però secondo me questo era migliore per coprire, e abbiamo azzeccato, perché questo qua è l'effetto. Poi terzo e ultimo acquisto, come non potevo prendermi pure la cipria, perché tanto avevo la cipria, però ne stavo usando una di della Revolution, ma non mi piace tantissimo. Cioè mi seccava tutto, non mi piace, non mi piace. Questa è quella della Tarte, molto carino, il pack è così, è un po' zozza perché l'ho già usata. Comunque questo è lo specchietto, poi ha il suo spolverino che vabbè, la ragazza, cioè giustamente se uno va in giro, ma io cioè in giro non è che mi porti proprio tutto questo. Poi ha la sua etichetta che io l'ho lasciata apposta per fare il video, pensate a, e poi vedete ha praticamente la retina con la polvere libera. Comunque, io intanto farò così. Mettiamo sotto agli occhi, perché ho già provato a mettere sotto agli occhi con il suo spolverino, ma cioè, almeno per me risulta too much, cioè, vi posso dire. Cioè, veramente mi si restringono le occhiaie. Cioè, troppo, troppo, troppo. Quindi preferisco andare con un pennello. Adesso non ho proprio pennello adatto perché non ho voglia di alzarmi. Ho preso questo, vabbè, se no ho un pennello più piccolo. Comunque, alla fissa molto molto bene, però vi faccio vedere anche l'effetto con qua lo spolverino sulla fronte. State bene attenti perché adesso sparirà tutta la luminosità. Anzi, lo faccio vedere a metà. Allora, come potete vedere, praticamente io qua sono diventata completamente opaca, invece di qua c'è ancora la luce, sì, cioè praticamente diventi completamente opaco, i pori non esistono, quindi cioè, in realtà è una cipria cioè, fantastica, eh. È una roba pazzesca. Molto molto bello, adesso chiaramente l'effetto lucidino che avevamo prima l'abbiamo proprio, cioè non c'è più. Non ce n'è più. Comunque no, l'effetto è super super levigato. Adesso è completamente opaco. Quindi se vi piace effetto opaco, cioè andate con questa cipria qua. Io veramente penso di aver preso, cioè, tre cose stupende. Non è mai successo. No, vabbè, ma che cute che è questa ragazza. Mi ha regalato un setting spray della Tarte. Stay Spray, è andata a prenderlo addirittura nei camerini. Vabbè, un cuore. E quindi lo mettiamo. Adesso mi finisco a fare la faccia, ma molto velocemente, e poi passiamo alle consideration. Allora, ragazzuoli, finito. Il make-up è così, perché tanto adesso mi devo struccare un'altra volta, quindi era solo per fare del fondotinta. Allora, vedete che io, ecco, l'unica cosa che noto, lo noto anche dalla mano, è un po' giallo, quindi la differenza, cioè non si vede tanto, però un po' si vede, soprattutto sotto le luci queste qua, quindi è proprio il colore, però, cioè, era il colore più chiaro, eh. Cioè, non è che c'era un altro colore. Forse avesse avuto una puntina di rosa, però in questo caso sapete che comunque ho il dubbio, cioè non so bene se è la cipria, perché questa cipria qua comunque è giallina. Oppure se è il fondotinta, secondo me è più la cipria che il fondotinta, perché non è proprio, la cipria non è proprio bianchissima, vedete che anzi si vede benissimo sul puff, vedete che è un po' gialla, tra l'altro sto coso me lo devo lavare, immagino. Allora, vedete che è un po' giallina, quindi secondo me è più la cipria. Comunque, ricapitolando, allora, fondotinta Shape Tape Cloud Coverage, quindi tipo della copertura di una nuvola, non lo so. Dura 6 mesi dall'apertura, 30 ml, prezzo 39,90, quindi 40 euro. Però secondo me, cioè, queste cose qua finiranno più o meno tutte tra i best of 2022 a dicembre. Perché questo mi piace veramente veramente tanto. Ho fatto degli acquisti azzeccati questa volta. Devo ringraziare anche la ragazza di Sephora perché effettivamente è stata una bravissima consulente. E quindi chissà se mai guarderai questo video. Comunque,
Comunque no, mi piace veramente tanto, 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 quindi ottimo. Anche il correttore mi sembra costasse 29, 27, su una ventina di euro. Comunque questo sono 10 ml, è tantissimo prodotto, quindi durerà, immagino, molto a lungo. Buonissima coprenza, almeno per me questa coprenza è ottima. Poi cipria sempre di Tarte, anche questa secondo me, a parte questo leggero tendenza al giallognolo, super promossa, questa mi sembra 35 euro, non vorrei andare errata. Questa dura un anno dall'apertura, è un unico colore, quindi c'è solo questa, non vi potete sbagliare. C'è anche lo specchietto dentro, così ve la potete portare in giro. Questo mi sembra che sia tutto qua. Allora, io veramente sono troppo contenta di ogni tanto aver fatto degli acquisti sensati. E quindi sono, penso, tutte cose che andranno a finire nei miei top over top, perché mi piacciono veramente tantissimo. E niente, quindi cosa dirvi? Allora, io spero che questo video vi sia stato utile. Se li avete provati anche voi, fatemelo sapere sotto nei commenti. Niente, vi mando un bacione al prossimo video. Ciao!